Riprendiamo la simulazione virtuale del sistema tolemaico che avevamo visto anche in un video precedente e qui ho scelto di mettere il pianeta Venere. Il pianeta Venere nel sistema tolemaico visto dalla Terra compie, sappiamo, il moto retrogrado e però la cosa importante da sottolineare qui è che l'epiciclo di Venere, che è questo, si trova sempre perfettamente allineato con il Sole. Quindi questa forzatura ad hoc permetteva al pianeta Venere di non allontanarsi mai dal Sole nella linea di vista. Quindi dalla Terra il pianeta Venere si poteva vedere al massimo discostato dal Sole di 46 gradi o in anticipo o in ritardo, qui in anticipo, qua in ritardo. In questo momento Venere si sta avvicinando al più grande angolo che può descrivere rispetto al Sole. Quindi in questo momento Venere è visto rispetto al Sole diciamo, con l'angolo più diverso. Dopodiché questo angolo si stringe e piano piano Venere torna ad essere allineato con il Sole. Ecco qua, poi l'angolo si allarga di nuovo. E questo angolo raggiunge i 46 gradi, quindi adesso Venere si trova a 46 gradi di distanza angolare dal Sole. Dopodiché questo angolo si stringe di nuovo e quindi vediamo che Venere è sempre entro un cono di vista di 46 gradi a destra, cioè in anticipo e in ritardo.